Nonostante il maltempo che caratterizza il fine settimana di Pasqua, l'aria di primavera a Bari coincide con un tanto atteso ritorno. Siamo qui a Torre Quetta, nella parte vicino il canale Valenzano e anche quest'anno sono arrivati i fratini, hanno deposto le prime uova, ci sono i primi nidi e quindi con l'associazione Litorali siamo intervenuti per limitare, per vietare il transito in questo pezzo di costa, questo pezzo di lungomare per tutelare il fratino, per proteggere le uova di fratino. Da qui l'invito rivolto a tutta la cittadinanza da parte dell'amministrazione comunale e delle associazioni a stare lontani dalle aree transennate e a non lasciare liberi dal guinzaglio i cani durante le passeggiate in quella zona per proteggere le uova. Tutelare il fratino vuol dire tutelare una specie a rischio di estinzione. Il fratino nidifica solo dove c'è un'ottima qualità dell'ambiente, del mare, dell'aria, quindi siamo anche fortunati per questo. Ed è la stessa natura in effetti a ringraziare la collettività e la gentilezza dell'uomo per i suoi gesti di tutela della procreazione di questa specie. Sì, quest'anno c'è una dedica da parte dei fratini per la Pasqua dei Baresi, per ringraziare di tutto l'aiuto che avete dato in tutti questi anni. Infatti, il primo nido dovrebbe schiudersi tra oggi, domani, dopodomani, e quindi ci saranno i piccolini. Quindi, a maggior ragione, non avvicinatevi ai nidi.